Rieccovi ragazzi, scusate ma ho deciso di scaricare un aggiornamento per Metal Gear, ma mancano 60 secondi, quindi ci metteremo pochissimo. Lui vengo allora anch'io nell'avventura che non ci vengo da tantissimo. Arrivo, faccio tempo? Beh, a me non gli è piaciuto, anche io all'avventura, Malvabot, bastardo. Malvabot! Malvabot! Ah, cavolo, mi sa che si è temporaneamente disconnesso. Eccolo! Fortuna. Ho fatto lo spam di avventura. Sì, perché ci mette tipo 30 secondi per riconnettersi. Il K di Malvabot. No, povero Mal. Ah, sono io. Qual è il vicolo? Quella degli ubriaconi, quella rissa. Ah, no, mi sa che è quella dei rapinatori. Ah, scusate, scusalo. Ah, no, Viven, Shata! E quando mi sono riabituato ai controlli, sì, Cesare, mi sono divertito molto. E infatti stavo dicendo prima che giocheremo anche il secondo, ma molto probabilmente dopo Sekiro. Cioè dipende anche quante volte giocheremo Sekiro. E c'è anche quello da vedere. Però sì, lo gioco volentieri il secondo. No, secondo me l'ha fatta apposta, allora, è tutta una finzione. Era tutta quanta una finzione. Si è messo d'accordo, ha detto a Malvabot, dai fammi perdere, se no ci sgamano. No, ma io sto solamente confutando, cioè ho solamente fatto un'osservazione, Shata, il fatto che raramente te perdi quando ci sono i minigiochi con Malvabot, cioè dico solo questo. Willa Vasile, buonasera, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Cioè, per esempio, se tu adesso tenti di fare la roulette, secondo me neanche ti uccide il proiettile. Se io l'ho buttata là. Sì, dicono tutti così, Shata. Chi ti ha ucciso? Chi ti ha ucciso, Alu? Ah, il proiettile. I proiettili tendono a farlo, lo sai, Alu? Ho notato questa cosa. Attendere, prego. E io attendo. Che sta serie di sconfitte no, non mi suonano convincenti, Shata.
No, no, resta con noi. Allora, ok. Va bene, no, non lo farò il gioco. Però non ti arrabbiare. Allora, telecamera verticale, invertita. Camera centrata. Troppo alta la musica, ragazzi, o va bene? Vi va bene così alta la musica? Se no l'abbasso un pochettino. No, non so qual è il controller di tipo C, veramente. Lui mi ha detto tipo di controllo. Allora, arma secondaria, aggancio corsa ninja, modalità blade, pre-blade. Va bene? Io questo gioco ce l'ho da anni, ma mi ha sempre incuriosito, ma non ho mai avuto. È uno di quei giochi che ho detto, vabbè sì, tanto prima o poi lo giocherò. Certo che voglio giocare il tutorial. Ok. Ben, let's begin with a quick warm-up, shall we? Check the Soliton radar on the upper right and head to the point marked on the display. Va You bene. can jump over obstacles, but the ninja run will get you across them more quickly and easily. Doctor. Ok, doctor. Mamma mia, corsa ninja. You can also attack while in motion with the ninja run, you know. Swinging your blade while dashing, for example, or striking your foes with a sliding attack. Ok, ma come faccio? Ok. Oh. Ok, ci vorrà un pochettino, però. Ah, cavolo, sono ricomparsi, vabbè. Pensavo fossero da eliminare tutti. Oh! Now then, let's run a basic battle diagnostic. Try and neutralize all the enemies that appear. Ok. String light and strong hits together to perform combination attacks. Tieni premuto L1 modalità Blade. Cosa? Ok. Combat is not all offense, however. You also need to protect yourself. First, follow the direction of the enemy's attack. Parry those attacks by executing light attacks of your own in the same direction. Oh, This cavolo. is how you parry. It is the keystone of your defense. Ma come? Ma ok, beh, credo di aver capito. Quella Dev, buonasera.
Draw foes in as close as possible and parry their blows to leave them exposed to counterattack. From your perspective, it will appear as perché ci incastra la spada dentro, Vivien. Moving very slowly. This is the perfect opportunity for you to carefully aim your strike, then slice your foe apart. Keep in mind, even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foe's movements carefully. Ok. You little. Devo tenere. Ok. Ho capito. Ho capito. Credo di aver capito. Sembra molto interessante il sistema di combattimento, ragazzi. 3 years. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Ovviamente. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. Ah! Alla faccia della sicurezza! There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes, by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking a lead vehicle. Hold on. Beh, gli possono tranquillamente passar sopra. Clear the road! This is official state business! O anche no. Vai, Dev. Prima volta. Leopard one, you turn. Turn it back. Ma who was that? A cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Cool. Cioè... Exit comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of there. Yes, sir. Ma
cavolo, ce ne sono anche altri. Wow. We are going to die. Stay calm. Questi sono portati i muri dietro. Guard the Prime Minister. Let's get this over with. Ma che coattata! Fantastico! Take out those hotspots. Need to choose between light and heavy strikes to match the situation. Ah, cavolo. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Right, the limo is in trouble. Get back there, ASAP. Dove? Now add the limo to your solid down radar. Okay. Oh cavolo! Ah, pensavo di riuscire a pararlo. No, non l'ho parato. Cavolo. Ma quanti diavolo sono? Oh, 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 oh. If you can't cut through the barricade, try the fence, eh? L'ho fatta a fettine! Un Metal Gear! Oh, questo è il Metal Gear Ray. Oh, ha fatto la forbiciona! Oh oh! Ah, lo volevano rapire, non lo volevano uccidere! Stop!
So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Ah. Nothing personal, of course. E perché se lo stava portando via allora? Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer. Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. E noi non lo possiamo fare? Oh cavolo. Come non detto? Come non detto? Dannato albero che si è messo in mezzo. Ho tagliato anche l'albero. Cavolo. Hola Cleverink, buonasera, ben arrivato! Cavolo, è quasi andato! Sto provando, ci sto provando! Wow! Ma la musica! Vabbè ragazzi, che dire? Cioè, se è tutto così è fantastico. Se è tutto così è fantastico.
Ma c'è anche un po' di free roam. Ma che forza. To move over obstacles automatically. Oh. Do not let him out of your sight. You must catch him. Come cavolo? Sai che era più semplice. Eh sì, ci ho pensato dopo, Cesare, hai ragione. Oh cavolo, ce n'è un altro! Ma quanti cavolo di Metal Gear hanno? Ah, è quello di prima! Forse avrei dovuto scivolare. Oh cavolo. Oh oh. Use blade mode to take down those heavy missiles. Cavolo. No. Raiden! Tosto. Non ho trovato cure dopo il primo scontro, purtroppo, Cleverink. No, non posso passare neanche sotto. No. Non riesco a capire come evitare. Quel cavolo di raggio. Ok. Ah, c'è una cura là sotto. Che cosa? Wow!
Non mi piace. Ma che cosa? Ragazzi, scusate, ero rimasto un attimo a bocca aperta, non ho mosso nulla. Scusate. Che forza, ragazzi. Vado. He's heading for the front of the train. After him. Sta andando. Riders, an unidentified field roader is headed your way. Keep an eye out for it. Prime Minister. Whoa. Sealed here any longer. Stop! What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Uh-oh. Mind if I got in? All we're saying, give war a chance! No! No! Ah, pure?
Ok, Sam, divertiamoci. Cavolo. Ok, è esagerato. È esagerato. Self-taught. And not half bad. Still. Ho capito. Mi sa che no, non si sconfigge adesso questo tipo, ragazzi. Ho provato a pararlo, la... No. You deny your weapon its purpose. Oh! It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Ma... Ah! Capito, ma voglio anch'io i potenziamenti che ha lui. Cioè, li voglio anch'io. Non è giusto. Non è giusto. Li voglio anch'io. Cavolo. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. Ma noi come ci arriviamo dall'altra parte? Guardate, è tutto sparco di sangue là. Cosa? Down you go.
come lo evitano adesso? Ah. Flash! Ho capito, ma questa è anche la scorta di... Sei quasi morto, Mal. Ma che forza! Ma che forza, ragazzi. Che ci faccio con i punti bonus? Avrei dovuto giocarlo prima, Cleverink. Cioè, so che questo gioco ha delle boss fight che sono tra le più difficili fatte, però... vedremo. How is it, Raider? So far so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic now? Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. No, vabbè, quello. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raigo? Doctor. Doctor. Procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And okay. Two, absorbing their electrolytes. I got it. Assorbe l'energia dei loro elettrolyti. Should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. Ah? They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me. Is that combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand? That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. Ah! How generous. Quindi gliele devo capitalismus. Devo mirare e tagliargli proprio le mani. I have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mic out closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brainjacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolsaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier? None other than Desperado Enforcement, LLC. And Bonnie's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem? Is Jetstream Sam? Yeah. I believe you've met. Ah! The ho capito. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. Vedi, ve l'avevo detto che ci serviva solo un upgrade. Oh. Sorry. Ready for insertion. Cleverink, ma benvenuto nel malamondo, grazie mille della sub, gentilissimo. Io
io pensavo di entrare dall'acqua, invece ci hanno sparato tipo missile. Vabbè, ma scusate, ma un occhio artificiale non ce l'avevano? Cioè, mi hanno dovuto lasciare quella benda? Cioè, mi hanno praticamente rifatto tutto il corpo? First head inland. The waypoint is marked on your Solidan radar. Contact us on codec if you have questions. Cioè, Control, it's Raiden. I'm on the ground. Copy, Raiden. Glad to hear it. Entering on foot was the right move. Scusate ragazzi, facciamoci una chiacchierata che mi piace. Or octocamera, obviously, since that would be useless in midair. And we wouldn't want to get your pricey new jet damaged, now would we? Duh. The MQ-133C was not cheap, tovarich. Now, keep alert. According to intel, you could find significant cyborg deployment here. If you were to be cornered by an entire squad, it might get difficult, even for you. Understood. Some fighting will be necessary, though. I've got electrolytes to replenish. Hmm. This is not an infiltration mission. There is no need to hide or avoid combat outright, eh? Just do not get reckless. Non ti preoccupare, Boris. Stay safe and stay focused. Che penso on your me. Mission. Looks like a war zone out here. The palace cleared out quick when Dolzaev's men showed up. The streets got pretty hot after that. We're definitely gonna see a few civilian casualties here. Luckily, it looks like most of them got out of the city before things got bad. They've basically got control of the entire town. Ah, ho capito, quindi praticamente non ci sono più civili in giro. And that's why we're hitting the plant. Keep in mind, those cyborgs are contractors. For most of these guys, this is just a job. In theory, once you eliminate their commanding officer, they should scatter pretty quickly. How are we doing, Courtney? You're looking good on our end. GPS and audio visual feed coming in fine. Energy consumption? Check. Strano camice che ha Courtney. Blood pressure, brain waves, blood sugar. Check, check, check. All this monitoring equipment, I got a better view than if I was standing right next to you. Anyway, I'll be saving all your data automatically anytime something important happens in the field. But contact me anytime you want a manual save. Ah, okay. Copy that. Good to hear that hasn't changed with this new body. Yep, the basic system's exactly the same. So, did you want to save? Okay. Save complete. Simple, huh? Copy. And glad to hear you're okay after Africa. That ambush was no joke. Tell me about it. Three armored vehicles should have been. Sono curioso di vedere che potenziamenti ci sono. I keep asking myself, where would an anti-Imani faction get the cash to hire cyborgs? It just doesn't add up. Maybe there's some intel I missed. Avevano anche un Metal Gear, non avevano solo il cyborg. Coordinated better. I don't know. You can't think that way, Courtney. Not in this business. You did everything you could. Put it behind you and move on. You're right. Thanks. Raiden, shall we review the capabilities of your new body? Copy that. Go ahead, Doc. As we discussed, you've been outfitted with two revolutionary new abilities. Che sarebbero? Fuel electrolyte absorption and self-repair from C's nanopaste. Precisely. First, electrolyte absorption. This is simplicity itself. As your HF blade is linked directly to your fuel cells, simply cut into any source of electrolytes. Say, a hostile cyborg made up of CNT muscle fiber. And your fuel cells will recharge on their own. Rather elegant, wouldn't you say? I would indeed. It's been great so far. But the repair process is a bit more involved. A bit more. Andor, grazie dell'host, gentilissimo. Benvenuti, ragazzi. Store a cache of biotic self-repair nanopaste in their lower abdomen. L'addome inferiore. So I need to slice them open and use Zandatsu to extract it. Cut and take, in other words. Correct. Once extracted, you need only to crush this unit in your hand to absorb the repairing agent inside. Keep in mind, it is extremely delicate. If the unit should hit the ground, some paste will surely leak out. It will still repair your body, but less so than if you can retrieve it directly before your foe falls over.
Basically, harvest their organs before their body can even hit the ground. Ma come faccio? Rather gruesome, I realize. But then you Americans enjoy a bit of gore, don't you? I may be a citizen, but I've never really thought of myself as quella ad Andor! Ragazzi, se non l'avete fatto, andate a lasciare un bellissimo follow ad Andor. Given your history, but what then? Surely you don't identify as a Liberian. I don't identify with anyone. No nation, no ethnic group. I'm my own man. Anyway, I seem to recall those gory torture porn movies were pretty popular in Germany, too. Indeed, indeed. These splatter films are big in Germany, Russia. Praticamente gli devo aprire l'addome per prendere il gel che mi ripara e mozzare la mano sinistra per i potenziamenti. The desire to feel fear, to taste death, but from a safe distance. These films allow the viewer to delude themselves into thinking they have overcome their fears. This... Okay, okay, Doc, I got the gist. Let's save the full psych lecture for some other time, though, huh? Okay, okay. Hola, Bofur, buonasera, ben arrivato! Vediamo un attimo che cosa c'è sulla personalizzazione. Bella, Bo! Personalizza corpo. Ok, qui non può. Ah, servono qua i punti. Potenziamenti. Forza più un assorbimento. Ah, 6000 servono. Ma per il corpo non mi faceva personalizzare questo, no? Vita. Resistenza più 1, 8000. Ok. Stile combustibile, 8000. Abilità. Parata aerea. Ah, attacco difensivo. Questo però. Allora, permettono a Raiden di eludere liberamente gli attacchi nemici da ogni direzione. Questo sembra buono. Prendiamo attacco difensivo. Ok. Ciao Degenero, buonasera, ben arrivato. Come la va, ragazzi? Ma vogliamo provare? ...255 parti. C'è un gatto! Gatto! No, ma... Aspetta, posso... Wow! Hai visto il gatto come schiva? Cioè... Avete visto come schiva il gatto? Ops, ho sbagliato. Come bravissimo gatto. Volevo vedere se potevo fare a fettine il gatto. Ma le auto si possono fare a fettine? Wow. The bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Cavolo. Mal. Ok. Chiaro come si fa. Dovevo prendere anche la mano, però. Had your fill?
With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name, only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Ma. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, Hiskel, let's get to work. Time to increase the peace. Right. Dai, incrementiamo la pace uccidendo gente. Ha sempre funzionato. Vediamo un po'. Fantastico. Qua sopra ci sarà qualcosa, ragazzi? No, non mi sembra. Guns of the Patriot deve spettacolare. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzhaev has been spotted there using satellite photography. Sembra una cassa quella. Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Tranquillo, bro. Questa... Ah! Ah, buono. Qui c'è qualcosa. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them or approach from behind. Volevo prendere quell'oggetto laggiù. Questo. Ma se gli piombo da sopra, no, non gli posso fare. Tipo così. Oh cavolo. Ah. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Ah, some civilians are still in the city. That is not good. Ah, lo vedo, un civile. Ah! No, l'ho visto. Ma se mi sbaglio e seguo anche il civile, che succede? Ragazzi.
off limits. What? No, I'm not doing anything. Can we just... Oh cavolo. Mi sa che avrei dovuto fare un'altra. Cavolo. Mi sa che... Ma... Ok. Però mi sono sbagliato, gli ho preso... Ops! Ops. Non è stata colpa mia. Lo volevo salvare. Lo volevo salvare. Ve lo giuro. Cioè, la mia intenzione era quella di salvarlo. fa niente del genere. Si vede che il suo destino era quello. Si vede che era deciso che doveva morire in quel momento. Non posso andarci lassù. Oh. Ho una granata. Come le uso le granate? Tieni premuto L2 equipaggia. Ok. Perfetto. Quindi, se io adesso qua seleziono... E per la cura invece come... Ok, scusatemi, devo ancora abituare un attimo al fatto che si salta... Ma in verità per arrampicarsi è un altro tasto. Ma non c'è niente dentro. Ma dai, cavolo. E qua aspettate, vediamo se riusciamo. Mi vedranno? Un vecchio Metal Gear. Oh cavolo. Ah, dannato Metal Gear. A quello gli avevo tagliato le gambe, era ancora vivo. Ho sbagliato. Cavolo. Aiuto. Ma che cosa? Non so come si usano le cure. Ok. Perfetto. Ah, mi ha bloccato. Ok.
Ci dovrebbe essere un tasto per usare le cure in combattimento. Questa non... questa è per proprio per cambiare... Scusa, come da... La apro la cesta? 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 Ah, ok. Thank you, Papa Martulus. Oh cavolo, c'è un altro di là. Ce n'è anche uno sotto. Non si può. Che vi hanno visto. Oh cazzo. Alla faccia. Vi hanno visto, sì. Ok. Mi sa che forse sono un po' troppi. Dannato. Ah! Credo anch'io, Iver. Lo sai? Credo anch'io. Ok. Non l'avevo visto. Cavolo, non so come schivare quell'attacco. Ah, sparano anche. Ok. Cavolo, ancora vivo. Ah, pensavo di riuscire a pararlo. Oh oh. Oh oh. Dona recupero. What's wrong? No! Raiden? Ok, ok. Però dai, ci sto prendendo la mano piano piano. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Ok, ok, ok. Ci sto prendendo la mano piano piano, dai. Mi serve solo... qualche altro...
Ah, qua già me l'ha fatta prendere, perfetto. Dannati, il combattimento è veramente difficile, però è carino. Ah, lo potevo infilzare più di una volta? Apparentemente sì. No! Volevo il braccio sinistro! Cavolo! Ho preso tutto tranne il braccio sinistro! No, ho sbagliato! Ho sbagliato! Cavolo! Oh! L'avrò preso? Mi sa di no, vero? Cavolo! Ah, dannazione! Ah, continua a sbagliarmi tasto. Ma non si para il tipo? Mi sa di no. Ok. Questi sono micidiali, stavo cercando di pararli, ragazzi, ma no. Questi non ho proprio capito come si parano. Cioè, ci deve essere una maniera per pararli in sicurezza. Però non ho capito come fare. Dragon, wait. We're picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Okay. Ah, sblocca le missioni VR. Qua sotto. Ah, vabbè, dai. Senza che le andiamo a vedere adesso. Cioè, sicuramente sono molto utili da fare. Ah no, questa si apriva normalmente. Però, cioè, tagliare a fettine gli oggetti da punti? No. Pensavo desse punti. Ho detto adesso taglio tutto a fettine. Greetings, cyborg. Show yourself. Oh! Ma che motosega! Ha!
Ma che... Ma ha tagliato il palazzo! Ma è un cane con la motosega! Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay, then. What's the meaning of life? Why are we here? Ecco appunto. I am here to kill you. Oh, ok. That's it. Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate. Ah, si è trasformato in un Dalek. Ok. Wow. Cavolo! Dannazione! Dove è finito? No! Cavolo! Cavolo, sei veloce! Multiple strikes. Ok. Use your intellect, evade my blows. Oh, oh. Does it hurt? My savvy warrior uses all of his tools. Backup required. È molto cattivo. Non è solo cattivo, è molto cattivo. Ma secondo me non li posso parare questi attacchi, ragazzi. Eccolo là. Dannato. Ma che... Use your intellect to evade my blows.
Ok. Ah, mi ha preso in pieno. Cavolo. Cavolo. Ok, però sto capendo. Tosto come... Tosti boss fight, ma sono molto belli. È molto toccata e fuga. Fesseria. Fesseria. Cavolo. Ok. Ok, ottimo. Dai, prima fase è finita. Ma dai, non l'ho visto. Avanti. Perfetto. Era rimasto qualcuno in vita, no? Lontana di mal. No. Ah. Cavolo. Oh, bastardo. Cavolo. Ah. Dannazione. Che non riesco. No! No!
Ah, questi non so come farli. Come li posso fare, ragazzi, questi? No, non so proprio come farli. Ah, cavolo. Non capisco perché gli continua ad andare in faccia. Prima era andata tanto bene. Ok. Forse hai ragione, del genero. Forse devo solo passargli intorno e colpire. Ok. Ah, cavolo! Dannato. No! Cavolo, l'energia che mi ha tolto. Dannazione. Mi sono incastrato. No, ho sbagliato, non volevo. Cavolo. Ah, si può parare? Ok, ho capito. Grazie, Viven. Eh no, ma mi sono incastrato con i tasti per lanciare la bomba. Ah. Da, cavolo. Scappa! Ok.
attivato troppo presto. Questa è andata proprio male, ragazzi. Mi ha devastato. Ok, 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 ci sono, mi piace. Cioè, se tutte le boss fight sono così, mi piace molto. Dai, ho fatto esplodere il barile, ma stavo scivolando, non l'avevo visto. Ok. Combination complete. Ah. L'ho preso solo... Ok. Backup required. Oh. Cavolo. Presa, perfetto. No! Ah, dannazione. Ah, cavolo, mal. Concentrato. Concentrato. No. Questo non è concentrato. Ok. Help me. Ah, gli sono finito addosso. No, ma dai, mi ha preso con il calcio rotante. Ma dai, se ci fossi riuscita ad arrivare con una cura, Dev, guarda. Però dai, un attimo addestramento. You will die.
Dai, quel cavolo. Quel cavolo di barile esplosivo, guardate, è un fastidio. No! Fesseria. Ok. Backup required. Thanks, Papa. Ok. What do you fight for? Ok. Wow! No, fesseria, fesseria! Cavolo! Quello non me l'aspettavo. Cavolo. Ok. No! Combination complete. Grazie ragazzi. No, freedom. Freedom on divine. What would an AI know about freedom?
Molto molto divertente, ragazzi. Mi sono veramente divertito. Ma dai, c'erano le cure qua dentro. Non ci credo. Ma c'erano le cure qua dentro. Tenere premuto. Ah, ma no, lo sta già. Ciao Tenkar, buonanotte, grazie mille di essere passato. Era pieno di cure. È veramente figo, Deb. Cioè, il discorso... A me piace molto questa cosa dove ti devi imparare le boss fight per riuscirle a fare bene. Oh, cavolo. Oh! Oh cavolo. No. Mi sbaglio. Faccio il lock. Uso il lock di Dark Soul con R3. E invece è con R2. Ci sto provando, Shata. Però quello mi aveva detto che voleva solo il braccio. La mano sinistra. Ah, ma vogliamo comprare qualche potenziamento, ragazzi? Allora, vogliamo salvare e comprare qualche potenziamento? Chi era? Courtney, no? Che forse avrei dovuto comprarli prima di fare il boss fight. The stress that comes with the job. PMC work can be traumatic, even for non-combatants. If the pressure ever gets to be too much, have one of the ex-military there take over. Just... I'm not doing that, Raiden. PMCs wield massive influence over international affairs. Abolishing SOP didn't change that. They need a better understanding of what they're mixed up in. The laws, politics, local cultures. Ex-military aren't here to provide that. They can't. We need civilian voices like mine here too. Ma tanto adesso andiamo anche noi, Deb. Se no domani mattina non ci alziamo. Volevo solo potenziare. Africa was more than enough excitement for one lifetime. It's a good thing that limo was armored. Yeah. Otherwise you'd now be the world's clumsiest cyborg. Hey! Cyborg Courtney could have been your partner. I'm gonna save your ass. How? By spilling coffee all over the enemy? Oh, come on, I'm not that. Oh, son of a. Please tell me that was a joke. Vediamo un pochino che ci possiamo comprare. Eh sì, è volato il tempo. È veramente volato. Ma le pile che cosa... prendiamoci le due estensioni, ragazzi. Che forse saranno un bel po' utili. Però non mi sembra... Oh.
No! Ma io stavo correndo, ragazzi, ve lo giuro. Stavo correndo. Ma che dobbiamo fare? Oh! Ciao. Ok. No, come si... Oh, cavolo! Dannato. Ah. No. Non ho fatto a tempo. Mi sa che lo devo colpire una volta sola. E poi correre incontro. Dov'è? No, non l'ho preso il lanciarazzi. Ah. Ok. Erano due missili diversi. Oh cavolo. Ah, per i missili, dici? Posso tagliare i missili? Vabbè, ma tanto qua non mi prendono. Ah, adesso ho capito, cioè, ci sono arrivato tardi. Devo ammettere che mi sbaglio un pochino ancora con i tasti. Oh cavolo. No, allora. No. Questi li facciamo domani mattina, ragazzi. Sono tipo dei cyborg con le ali. Yeah. Good thing I got here when I did. I'm impressed, Raiden. Thanks. Now if you'll excuse me. Huh? Oh, right. The mission. Va bene, ragazzi. Noi per questa sera ci fermiamo qua. Noi ci vediamo domani mattina alle 8, come sempre. Continueremo con Metal Gear Rising, perché è veramente, veramente divertente. Noi andiamo a trovare... c'è Meg! Quindi restate qui, ragazzi, andiamo a salutare Meg. Grazie ancora a tutti della compagnia, grazie delle chiacchiere. Io vi auguro la buonanotte e noi ci vediamo tra poche ore. Ciao, ciao!